Ciao Maria, che prepari oggi? Oggi ho deciso di preparare cavatelli con le cime di rape che io coltivo nel mio orto, quindi sono andata stamattina a raccoglierli. Quindi ti sei alzata presto per andare per Un preparare po' questo sì, piatto? perché se no non si può arrivare subito a fare le cose. Ho E io capito. adesso le sto pulendo. E in genere quanto tempo impieghi per la cucina? Ti svegli tutte le mattine presto per andare per No, tutte le cucinare, mattine per... no, perché poi non è che ci voglia moltissimo per cucinare. Ci sono dei giorni, dipende da quello che si cucini, ci sono dei giorni che se ne va un'ora, un'ora e mezza, ce ne sono altri che se ne vanno 10 minuti. Cioè, non è dipende da quello che si cucina. Hai detto che fai pasta e rape, fai i cavatelli? Sì, io ho deciso di fare i cavatelli con la pasta di casa, diciamo che noi usiamo fare da queste parti, con farina, acqua senza nient'altro e poi da cucinare insieme alle rape che adesso io sto lavando e pulendo. Hai detto che le rape non le hai comprate, vero? No, io non le compro perché c'ho un orticello mio personale e sono riuscita ad averle belle fresche. E per fare questo piatto sei riuscita per fare la spesa a comprare qualcosa oppure avevi tutto già a No, casa? io stamattina avevo tutto in casa perché non ci vogliono moltissimi ingredienti. La cosa principale erano le rape e sono andata a fare solo quella. Poi la farina, le cose, l'olio e le altre cose che serviranno, di solito ce l'ho già in casa, quindi non c'è. Adesso io metto l'acqua, accendo l'acqua per lessare le In genere invece quando devi comprare degli alimenti, dove preferisci acquistarli? qui è un paesino che di solito ci sono sempre comunque dei fruttivendoli che hanno verdure, frutta sempre genuina, quindi cerchiamo di sfruttare sempre queste cose primizie, delle cose genuine coltivate qui nei campi, senza aspettare di andare nei supermercati oppure nelle cose già pronte, perché con tutte le cose che si sentono in giro, preferisco scegliere della qualità fresca, non per forza il caviale o altro, cioè prodotti semplici a livello di verdura e frutta, giocare molto sulla verdura perché va bene, E quindi oppure preferisci... addirittura fare, non lo so, delle cose proprio di campo, tipo le cicorielle di campo, che si trovano tranquillamente nei campi incolti. Ho capito. Quindi Quindi è come se acquistandole da un fruttivendolo di fiducia, quindi è certo, come sicuramente. se... hai la stessa garanzia dei tuoi prodotti che vai a raccogliere ogni volta che ne hai la possibilità. Sicuramente, perché sennò si cerca, diciamo, al meglio di fare delle cose semplici, delle cose genuine che si trovano. Per fortuna ancora in questi paesi si riescono a trovare. Quindi io adesso ho messo a bollire l'acqua per calare poi le rape e la pasta insieme. Adesso Adesso mi inizi a accingo fare a la fare la pasta. pasta. Ho messo della farina e un po' d'acqua per fargli un Senti, ritornando a quando vai a fare la spesa, generalmente quando tu vai a fare la spesa, che ne so, preferisci comprare tutto in una volta oppure preferisci comprare quello che ti serve ogni giorno?
Io, essendo una casalinga, mi dedico normalmente alla cucina e alla casa in genere. Cerco di fare, se non tutti i giorni proprio, un giorno sì, un giorno no, per cercare di trovare sempre queste cose molto primizie, molto fresche, di giornata, per qualsiasi cosa. Non ho l'abitudine di fare la spesa settimanale o mensile, assolutamente. Capito. Magari per le cose conservate, le cose già pronte, ma non la pasta oppure la verdura, la frutta, perché Ho capito. è una cosa che penso di fare bene così, anche perché io ho un marito esigente, dei figli esigenti che cercano di vedere, che vogliono sempre cose fresche Cose e fatte al fresche. momento. Senti, invece torniamo a quello che stai preparando. In genere, no? Che cosa ti piace cucinare di più? Che cosa sai fare meglio? Dimmi un po'. Beh, diciamo che questo è già un piatto che preferisco fare, specialmente di questi tempi che ci sono queste verdure mie personali. È un piatto che mi piace molto da preparare e da mangiare, e anche in famiglia lo gradiscono molto. Però mi piace fare di tutto, dai legumi, dal pesce, dalla carne. Non ho una preferenza proprio per forza che deve essere solo pesce oppure solo carne, assolutamente. Ho capito. E invece che cosa non ti piace cucinare? Una cosa che proprio dici oggi, cioè non la fai una volta ogni tanto perché magari te la chiedono, una cosa insomma che sei proprio. Pasta Come e patate. mai proprio Pasta fatto il e patate? patate. È una cosa che non mi piace, non mi piace, è una cosa che non ho mai, non la gusto, non lo so, anche se le patate in altri modi mi piacciono, le faccio volentieri, però con fare proprio pasta e patate no, non è E un invece piatto pasta e rape che. che stai facendo oggi? Prima mi hai detto che ti piace particolarmente, che comunque a maggior ragione proprio perché ti piace, la fai più con gusto, la fai più. Piace proprio la verdura. Ma per venire buona, secondo te, che cosa, cioè tu che cosa ci metti per dire questo piatto è buono, a me piace e per me deve essere così. Io lo faccio come me l'ha insegnato mia mamma. Qui nel nostro paese si chiama pasta col cipro, che in pratica si fa bollire l'olio e poi con uno spicchio d'aglio al centro, e poi quando è bello caldo si mette un po' di mollica che si fa soffriggere, e poi il peperone pesato, che sono dei peperoni essiccati e macinati, diventa tipo polvere, ed è bella come. Ti piace Sì, sì, insomma. sì, sì. Sì, Quindi per te serrape così è buona. sì. Ma hai mai provato anche altre ricette di pasta e rape oppure hai provato solo questa? Allora, si usa anche in altri modi, per esempio c'è chi usa mettere delle alici insieme all'olio invece della mollica, per esempio, delle alicette spinate e fatte rosolare dentro. Però non, cioè, ci sono delle varianti per come farla, E la pasta invece, rapa. secondo te, se tu dovessi fare pasta e rape, invece delle rape che tu coltivi nel tuo orto, le dovresti andare a comprare in un supermercato
o in un, da un fruttivendolo? No, fruttivendolo sicuramente, se no ne rinuncio, non, cioè io le devo vedere fresche, solo sarà perché sono stata abituata in questa maniera. Quindi possiamo dire che per te anche la bontà di questo piatto, la genuinità di questo piatto deriva anche dalla, soprattutto dalla dall'ingrediente fresco che è coltivato senza concimi, senza antiparassitari, senza tutte queste cose che purtroppo adesso ci sono. Ho capito. E, senti, invece chi ti ha insegnato a cucinare? Diciamo che quando ero piccola non è che si insegnava molto, si guardava molto i genitori perché essendo figlia di contadini, loro erano sempre impegnati a lavorare in campagna, quindi noi vedevamo, molte volte ci diceva mamma fai questo, non so, metti un po' di pomodoro, metti un po' di sugo e impari a cucinare, cioè non è che c'è stata una maestra di cucina. Hai imparato da piccolina, quindi. Mamma, guardando quello che faceva lei, e ci diceva quello che si doveva fare. Hai imparato da piccolina, non, quindi. Sì, sì, da piccolina, perché i nostri genitori non avevano il tempo, quindi chiedevano a noi piccoline di fare. Di cucinare, perché poi loro tornavano e trovavano pronto. E nonostante questo però ti piace, insomma? Sì, 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 sì. No, è stata sempre una cosa bella da fare. Questa pasta come si chiama? Questi sono cavatelli. Dimmi la verità, come si chiamano? I ruccoli. Si chiamano ruccoli e tu sei di? Io sono di Montalbano. E si chiamano ruccoli. È veramente proprio la proprio l'origine di questa pasta. Di Montalbano si chiamano rascatied. Perché dipende proprio dal modo di fare. Poi per esempio sui pisticci si chiamano ruccoli, come non so, diciamo cavatelli in italiano si sono trasformate queste usanze. Però hanno una forma un po' diversa. Sì, beh, sicuramente andiamo con fieri quelli che dei... andiamo fieri dei ruccoli. Ah, sicuramente. Sicuramente sono delle tradizioni che non è che sono praticate molto, ce ne sono poche di casalinghe che si accingono a fare queste cose. E senti, ti ricordi la prima volta che hai cucinato qualcosa o se l'hai fatta per qualcuno in particolare? Insomma, la prima volta che ti sei trovata... Ripeto, non c'è stata una prima volta, perché già per esempio da piccoline magari, che ti devo dire, di riscaldare il latte la mattina è già una cosa che... Mia madre mi diceva prendi il latte, mettilo nel pentolino, accendi e poi lo mangi. Cioè, oppure la prima, non posso dirti la prima pasta asciutta perché sicuramente è una cosa che non ricordo perché qui parliamo di anni addietro. Sicuramente ci sono state delle occasioni dove ho fatto dei pranzi da sola, pur essendo a casa con i miei genitori, loro non potevano cucinare, magari capitava un ospite improvviso, così ci sono state delle volte che ho fatto dal primo al secondo il dolce, la frutta. E non è facile, non è facile. E quando invece vuoi imparare qualche altra ricetta, come fai? Molte ricette sono quelle che mi ha insegnato mia madre e mia nonna, però adesso ci sono anche libri ricettari, che la televisione, insomma ne hai parecchie. Sì, sì. Poi ci sono sempre degli spunti che si prendono, non è che molte volte si segue alla perfezione la ricetta, molte cose non...
ti devo dire, non condivido magari alcuni ingredienti che dicono di mettere, magari a me non piacciono, non le metto, oppure cambio. Quindi le adatti un po' al tuo gusto, al tuo... Certo, sì. Non è una cosa che... E dalla televisione hai mai preso qualche ricetta? Sì, mi è capitato qualche ricetta, qualche primo, qualche dolce, sicuramente. E ti aiuta in cucina qualcuno quando fai queste cose, quando prepari qualcosa in generale, in particolare? No, non mi aiuta nessuno perché c'è il marito che lavora fuori, ho due figli maschietti, quindi è difficile che mi aiutino in cucina. No, si dedicano ad altre cose. Senti, invece, secondo te, da quando, rispetto a quando eravate piccolini, a quando alla dieta che seguivate prima, è cambiato qualcosa? Nel modo di cucinare? Sì, nelle cose, nelle pietanze che si preparano, rispetto a prima, se mangi sempre le stesse cose, oppure se... Sicuramente adesso sono... più elaborati i piatti rispetto a prima e ce ne sono anche di più. Prima si usava fare per esempio solo il primo, non c'era il primo, il secondo, la frutta, invece adesso magari c'è più cose, ci sono più cose, sicuramente è cambiata il modo di preparare i piatti e proprio l'usanza di mangiarle. Prima si usava molto i legumi, addirittura si cucinavano vicino al fuoco, al caminetto, nelle pentole quelle di coccio. Che si chiamano? Che si chiama? C'è la pignata, che è la tradizionale, il tradizionale recipiente che si mette vicino al fuoco per cuocere i fagioli, i ceci, che si usava una volta, perché prima nelle campagne non c'era il gas, non c'era la cucina, quindi si usava... E quindi quindi possiamo anche dire che c'è qualcosa che non si prepara più rispetto a prima. Non si prepara più come... Sì, proprio nel modo di cucinarle le cose. È cambiato proprio il modo di cucinarle. È cambiato il modo di cucinarle perché, ripeto, prima io mi ricordo quando ero piccola che non c'era il gas, non c'era solo il caminetto come fonte di calore, come cucina proprio per cucinare la pasta e i legumi, e si usavano degli appositi recipienti per usarli sul fuoco. Quindi per fare anche la carne, il sugo che si faceva, si metteva vicino al fuoco, sulla brace, in apposite pentole di creta, di terracotta, che si cucinava. E c'è qualcosa che non si prepara proprio più? Cioè un alimento che tu non usi più, non compri più, che comunque è difficile anche da trovare, diciamo, in commercio? No, perché bene o male poi gli ingredienti sono stati... Non lo so, può essere che so, il pane cotto che si usava una volta, non si usa più farlo. Oppure in casi proprio rari. Senti, invece la pasta e il rape che stai facendo oggi è una ricetta tipica? Sì, è una ricetta tipica del posto. Altro poco mi va in testa qua. È una ricetta tipica del posto, perché? Perché secondo te è tipico, è del posto? Ma perché è una ricetta semplice, facile da fare, sono ingredienti che si trovano in questo periodo, e quindi penso che sia così, penso che sia questo il motivo, può essere... E questo termine, il termine tipico, tu quando eri bambina lo sentivi nominare, oppure questo termine è un termine che ha preso piede negli ultimi tempi? Il termine proprio tipico?
rascati e del rap, insomma. Nonna, il piatto che stai preparando, proprio il termine tipico, il fatto di dire pasta e rap è un piatto tipico, si diceva anche prima oppure sì, è una cosa sì, che sì. ha preso piede? No, 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 è da sempre un piatto antico, perché le rape sono è una verdura che dura molto nell'inverno, cioè inizia a settembre e finisce ad aprile come coltura. Quindi prima non, siccome si mangiavano le cose che si usavano coltivare nel terreno, diciamo che le rape sono quella verdura che c'è in più tempo, cioè che si trova facilmente in tutti i periodi, no? E quindi è una cosa proprio tradizionale che è quello. Adesso rimane un piatto tipico, però prima questa era, cioè non c'erano tante cose. Si usava dire 6 mesi rape, 6 mesi pomodori, perché le rape ci sono d'inverno e i pomodori ci sono l'estate. Quindi questa è anche una tradizione del posto. E tu hai messo qualcosa di tuo in questa ricetta? Allora, io ho fatto bollire l'acqua, ho calato le rape, e quando sono venuta a bollire di nuovo l'acqua, ho calato la pasta che ho fatto. E adesso stai preparando l'ho salata. Adesso sto preparando il cipro, ho messo l'olio, un po' di mollica, l'aglio che sta friggendo. Ma così. E alla fine metteremo. Ma c'è qualche cosa che tu hai preferito togliere rispetto a come l'avevano insegnata a te? E tu hai aggiunto allora, di tuo a tuo sì, gusto? Sì, io ho aggiunto di mio la mollica che non si usava prima con la mollica. Sì, la mollica di pane prima non si usava. Un po' di peperoncino che non guasta mai. Quindi... E qual è la cosa più importante quindi di questo piatto, di questa ricetta? Per te la cosa più importante? La semplicità e la bontà del piatto finale. Questa è la cosa. Quindi il sapore che deve avere? Cioè, alla fine il sapore che deve avere per dire questo piatto di pasta e rape è buono, che sapore deve avere? Deve essere un po' piccante oppure non deve essere troppo? Piccante deve esserlo. Si deve sentire. Importante. E poi proprio questa miscela di cucinare la pasta insieme alla verdura che dà un sapore proprio particolare al cavatello. Quindi rimane proprio oruccolo. Insaporito del oruccolo. rimane proprio insaporita la parte. Adesso scolo. E quanta pasta hai fatto? In genere quanta pasta ti serve per che quantità io usi, insomma? 100 grammi di farina a testa. Di pasta. E come lo presenti poi il piatto? In questo modo, vedi? Andiamo. Adesso scolato, verso il tutto dentro. Vedi? Qui verso il peperone pesato. E questo è il chicht che si dice nella tradizione per si mescola. È importante quindi per te la presentazione del piatto in questo caso, visto che hai usato un piatto particolare per una coppettina così di coccio e è quello che penso che sia bello da presentare in questa maniera. Adesso le faccio assaggiare. No, a me no, grazie. Questa è? Se vuoi assaggiale tu. Sì, l'assaggio volentieri. Buon appetito.
saluto al professor Marano. Ciao ciao, quando vuole sono felice di invitarla a fare questo pasto insieme. Va bene, grazie.